Mio Dio, è successo. Ora dovete scendere assolutamente a spegnere il fuoco, tutte e due. Yo, eccoci qua su The Sims Bubble Mansion. Yo, e vi faccio anche la intro un po' rap. Perché così, non lo so, perché? Io continuo a chiedermi perché mi state seguendo, cioè, veramente. Proseguiamo. Bentornati nel nostro fantastico reality show, dove finalmente le cose sembrano aver preso una piega migliore. Nello scorso episodio... Un momento. Breve inciso, sto facendo scrivere un libro a sociopatica. Un libro di poesie, pianto, lamentele in rima. Di vittime, in rima. È un libro di poesie da vampiri. Visto questa breve cosa, possiamo continuare quello che stavo dicendo. Ah! Prima di tutto vi do una bellissima notizia, il libro che stava scrivendo ieri si è rivelato essere di qualità eccellente, quindi lei sta abilitando, sta migliorando un sacco le sue abilità di scrittura e potremmo potenzialmente riuscire ad aumentare di nuovo i nostri soldi, che stanno scendendo vertiginosamente. Quindi se inizia a guadagnare un pochino anche in questi modi qua, tanto male non fa. Detto questo, nella presentazione stavo cercando in realtà di dirvi un'altra cosa, e cioè che nello scorso episodio ci eravamo lasciati con l'intrusione, ma perché mi sto impapinando? Scusatemi, veramente. Con l'intrusione in casa nostra, involontaria perché l'abbiamo obbligata noi a entrare, della povera fine ingrata, che è la moglie di martire sacrificale e la figlia di vita ingrata, che era la vecchietta che cercavamo di far morire ma che è sparita insieme a martire sacrificale. Abbiamo già cercato di farle prendere fuoco con la griglia, ma si è rivelata essere una cuoca provetta. Però ho dei piani migliori per lei, e cioè far entrare in gioco la nostra assistente succube. Al momento lei sta ancora dormendo perché si deve riprendere. No, non è vero, non sta dormendo, sta facendo rissa col signor Farina. No! No, porca miseria! Lascialo stare! Ma dovevo tenerla d'occhio, porca miseria! No, il signor Farina e Succube si odiano, perché? Poi, per carità, lei è fiduciosa e contenta, prima di tutto perché penso abbia vinto la lotta, e poi perché è una persona perfida e malvagia ed è contenta così. Ha una sensazione di flirt? Bisogno di divertimento, sì, giusto. Vi stavo dicendo che lei al momento è messa un pochino male, purtroppo, perché dopo i lunghi viaggi nel regno magico ha un po' patito. Quindi sì, ho proprio intenzione di farle mangiare le cose cucinate dalla sua vittima. Prendi una porzione. Questa è una cosa secondo me infamissima. Seguiamola lungo tutta la sua camminata fiduciosa. Ciao signor Farina. Guardate com'è soddisfatta mentre si incammina verso la sua prossima vittima, la sua prima più che la prossima. Le ruba il cibo appena cucinato nella sua zona di tortura, nella sua cella praticamente, e va a mangiare. Con il sottofondo sociopatica che ride come una sociopatica, ma non è una novità. Avete visto lo sguardo di sfida che ha mandato al signor Farina? L'avete visto? Devo farvi un replay. Oh, che bel momento di convivialità in famiglia! L'avresti mai detto? A lei piacerà questo tipo di musica? Non lo so, ma sicuramente piace a lei. È anche giocosa. Perché giocosa? Perché si sente vicino a qualcuno nei paraggi. Ah, perché forse ci sono Mr. Weird e Succube. E poi è contenta perché ha scritto comunque un libro perfetto. Mi mancava la sua risata, da un po' che non la sentivo. Lei si sta un pochino riprendendo. La fame è migliorata, quindi... Ma dove li mette lei i piatti? Già nel regno magico era sparito il suo piatto, io non capisco. Avrebbe bisogno di divertirsi un attimo, quindi magari la faccio giocare un po' con lui. Così si dovrebbero divertire entrambi. E visto che Mr. Weird ultimamente lo stiamo un po' ignorando, mi dispiace, piccino. Che carini! Ma poi lei dove lo stava tenendo, scusate? Avete visto quella scena? No, no, meglio non interrogarsi su queste cose. Però guardate che carino! È bellissimo! È bellissimo, Mr. Weird! Il signor Farina spero che non venga in questa direzione. Oh no, sta arrivando in questa direzione. Oh cavolo, oh cavolo. No, ti prego non attaccare rissa, eh. Questa scena voglio farvela godere fino in fondo perché è adorabile. È un fulcro di tenerezza e pucciosità. Cioè, come si può non amare Mr. Weird? No, si sente male. Di nuovo, cos'ha? Aspetta, chiedigli che problema aveva. Ha fame? La ciotola vuota? Ma non è vero! Oh, chiamalo per mangiare, va già capito.
è affamato, non dimenticare di riempirgli la ciotola. Sei un cretino, è a 2 metri da te, cioè non senti neanche l'odore del cibo, non lo so, eh. Ehi, hey, Mr. Weird, qua c'è la ciotola, la vedi? Ehi! Hey. Molto bene. Tu magari il caso che... No, non vai ad accendere camini ed appiccare incendi. Magari vestiti solo un attimo, possibilmente. Le voglio mettere l'abito da festa, perché questa è un'occasione di gioia. Intanto guardate come le sta bene questo abito da festa. L'ho fatta anche molto bella. Basta questo camino, hai rotto le scatole. Adesso è arrivato il tuo momento, quindi inizia a incamminarti qui, così almeno ti intrattengo e non ti metti a fare altre cose. E poi... Siete pronti? È arrivato il momento. Non il camino, basta questo camino. È arrivato il momento. Magia, incantesimi, infernità. Osservate, osservate. Poi sarà un delirio perché prenderà fuoco tutto. Lei dovrà assolutamente scappare, quindi esci, 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 esci. Esci subito. Spero che il signor Farina non spenga l'incendio. No! Non è morta! Devo rifarlo. Aspetta, aspetta, aspetta. Continuiamo così. Non andare ad accendere il camino, santo cielo. Ed è di famiglia pensare alle seppie. L'avete notata questa cosa? Incantesimo. Infernità. Oh, io vado avanti finché non la secca, ve lo dico. Cioè... Guardate sta poveretta, comunque. Oh, perfetto. Il signor Farina è andato via. Non rischio che spenga il fuoco. Esci da qua prima di restare infuocata anche tu. No, l'ha già spento! No, assurdo! Adesso... No, no, continua. Magia, incantesimi, infernità. Dai, non è possibile che non piglia fuoco neanche così. Si spegne di nuovo? In mezzo secondo? No, non il camino. No, 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 no. Perché non sta funzionando? No, 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 non ci siamo capiti, non ci siamo capiti. Ho detto infernità. E te lo rifaccio anche subito dopo. Continuo, a manetta. Ma, porca miseria. Devo continuare? Devo continuare? È questo che mi stai chiedendo? Va bene, io continuo. Infernità. Voglio vedere. Oh no, devo fermarmi. Oh no, 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 no. Oh cavolo, cavolo, cavolo. No, no, no. In fiamme, spegni le fiamme. Oh cavolo, cavolo. Ah niente, lei però... A posto. Ops. Tanto tu vai a farti magari un bagno, gentilmente. Con la schiuma, dai, te lo sei meritato. Così ti rilassi un attimino. Mi dispiace, succube. L'abbiamo già capito che in questa serie tutto va per il verso sbagliato. Però non mi aspettavo che non funzionasse neanche questo. Vabbè, dai, adesso è giocosa per aver fatto il bagno con la schiuma. Sono contenta per lei, dai. Se lo meritava. Un po' di relax. Ti favo per il suo successo. Non è avvenuto, ma va bene lo stesso. Ho un'idea. Provo a fare un ultimo incantesimo. Non direttamente su di lei, ma sulla struttura. Lo so che è rischioso. È molto rischioso perché io sono sovraccarica. Ma in realtà si è ripresa già un pochino. Quindi proviamo così. Vai. E poi esci subito. Facendo così, lei è bloccata. Ok. Ok, ok, ok. Ho fatto l'incendio, ho fatto l'incendio. Esci, 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 esci. Aspetta, pausa subito. No, sì, succube ha scoperto l'incendio. L'hai creato tu, sai com'è. Arrivederci. No, no, col cavolo, tu resti lì. Vai lì, vai, 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 veloce, muoviti. Ok, ok. No, 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 no. Ferma, ferma. Tu non devi andare a spegnere il fuoco. Vai qui. Ve lo faccio poi spegnere quando tutto sarà finito. Quando lei avrà già preso fuoco. Ma non c'è la possibilità che tipo cerchiate di scappare fuori per evitare di bruciare? Vai in un punto sicuro. E lei è anche andata in un punto sicuro. A posto. Qua dobbiamo soltanto aspettare che lei prenda fuoco. Perché in teoria essendo in trappola dovrebbe restare lì. Mr. Weird dov'è? Per sicurezza, eh? Ah, sta mangiando, ok. Lui è sereno. Si fa i fatti suoi, mangia le crocchette. Lei che cosa sta facendo? Osserva il sim sovraccarico. Che vuol dire? Si diverte. Ok, no, no, aspetta, aspetta, mi sto perdendo il momento. Non distraiamoci adesso.
Non è il momento adesso. Potrebbe potenzialmente questa essere la nostra prima vittima. Ha preso fuoco, ha preso fuoco. Siete pronte a godervi la scena? Appena muore, noi dobbiamo correre qua a spegnere l'incendio, assolutamente. Qua, incendio no, non andare a spegnerlo, mi raccomando. E tu? No, neanche tu devi andare a spegnerlo. State ferme lì, eh? Non andare a spegnerlo. Lascia stare così, lascia stare così. Sono tesissima, potrebbe essere la prima vittima. Oh mio Dio, 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 possiamo farcela. Questa volta possiamo farcela. Oddio, sta prendendo fuoco anche la porta, la cosa mi preoccupa. Perché non muori? Mori veloce! Porca miseria! Mi sta distruggendo tutta la casa! Dai, 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 dai! Dai, 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 dai! Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, è successo, è successo, è successo, è successo! Ora dovete scendere assolutamente a spegnere il fuoco, tutte e due. È morta, è morta! Oh mio Dio, è morta, oh mio Dio, è morta! Aspetta, 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 aspetta! Qua c'è il mietitore! Tra un attimo incontriamo il mietitore. Adesso però, finché c'è il fuoco, mi sa che non può arrivare. Dai, corri una, vai, adesso puoi accelerare, ragazza. Ce la facciamo? Ok, eccola. Sì, so, già scoperto l'incendio. No, no, aspetta, 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 aspetta. Lui si è mosso. No, non voglio perdermelo. No, l'azione non è disponibile. No, non voglio perdermi però il momento con il mietitore, eh. Sia chiara questa cosa. Sì, scopri cosa sta succedendo. Aspetta. No, non voglio implorare, voglio parlargli. Posso sorprendentemente aggiungere alla famiglia il coso con i trucchi. Io faccio sta cosa, lo aggiungo un attimo alla famiglia, giusto per evitare di perdermelo nell'azione. Avrei bisogno di spegnere questo. Non ci arriva. Cavolo, 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 spegni. Abbiamo l'urna! Abbiamo l'urna! Abbiamo l'urna! Aspetta, no, no, perché è impossibile a causa dell'incendio? No! Allora, vai a spegnere. Tu anche, magari, vai. Vieni qua a spegnere, gentilmente. Tu dove stai andando? Andando a guardarsi il canale sportivo. Vabbè, visto che non se ne sta andando via, possiamo prima finire di aggiustare questa cosa qua. Oh, sei bravissima a spegnere gli incendi, lasciatelo dire. Hai finito? No, perché adesso sta prendendo fuoco questo. Dai, però. Ah no. No, no, è finito tutto. Vediamo un po'. Possiamo. Incidiamo l'epitaffio. Incidiamo l'epitaffio. Vorrei che fosse questo. Come no? Aspettate, aspettate. Ci sono. Ho scritto una donna, una madre, una fine ingrata. Tra le fiamme. Questo epitafio è bellissimo. Adesso dobbiamo metterla da qualche parte. Questa è la nostra prima urna. Quanto sono soddisfatta! E vedete anche bene l'epitafio. Qua si legge un pochino meglio. Una donna, una madre, una fine ingrata. Tra le fiamme. Oh, che bello! Ma si possono mettere anche qua sopra, ma pensa. Un sacco di posti in cui metterlo, però no, noi abbiamo qua il luogo apposito. Vorrei metterla proprio qua sulla sinistra, che uno appena entra la vede subito, la nostra prima. E oh, quanto sono soddisfatta di questa cosa. Torniamo un attimo nel mondo reale a vedere. Wow. Possiamo anche analizzarla? Lascio un'offerta per un tessile di zucchero. Non so cosa sia, voglio provare a farlo. Vediamo un po', lascia un'offerta per un teschio di zucchero. Che vuol dire? Ok. E comunque è fiduciosa per aver spento l'incendio, che brava. No, non prendere in braccio Mr. Weird, abbiamo da fare adesso. Anche se lui perché è blu? È triste, tipo. Vabbè, qua c'è la morte, ora questo è il momento. Aspetta. Boh, entusiasmati per i videogiochi, per qualsiasi cosa, per la musica, complimentati per l'abito. Chiedi la sua giornata, io voglio diventare amica col tristo mietitore. Discuti degli interessi. Aduliamo il tristo mietitore. Cioè, questa è una cosa che. Ah, sentimento acquisito! Le mie giornate sono molto più belle con te, grazie di farmi sorridere. Oh mio Dio, ma andiamo così d'accordo io e il tristo mietitore? Oh mio Dio, ci può nascere una love story? Battuta di abbordaggio audace, ti prego, ti prego. Deve funzionare. Bei momenti e ricordi. Oh, guardatelo dopo la battuta di abbordaggio. Oh, è flirtante.
Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio. Romantico. Chiedi se è single. Le forze del male non hanno tempo per romanticherie. Che razza di domanda è? Ok, è single. Io lo interpreto così. Posa sexy. Offri una rosa. Fai il baciamano. Guardate come aumenta la barretta rosa del tristo mietitore. E intanto Mr. Weird è lì che ci guarda e si domanda cosa sta succedendo. Non ha tutti i torti, però... Aspetta, guardiamolo dall'altra, che così vediamo entrambi. No, cosa... Oh no, cavolo. Ops. Ho sbagliato il tasto. Ma dai, adesso ti giri. Ma santo cielo. Ma che bella voce ha il tristo mietitore. Molto profonda, cavernosa. Facciamo di nuovo il baciamano, così. Oh, siamo passati uno scambio sensuale. L'atmosfera si fa calda. Oddio. No, aspetta, è diventato imbarazzato, perché? Perché è imbarazzato? No, la conversazione è stata imbarazzante, mi dispiace. Lei cosa sta facendo? Prepara un'insalata giardiniera. No! Lei è triste per una perdita in famiglia, ma... Non era un familiare. Vabbè, che ce frega. Tu sei anche in lutto? No, lei no. Mr. Weird... Ah già, lui non lo posso... Che c'è? In lutto per fine. No, no! Ma cosa sei in lutto per lei? No, non ci posso credere. Non puoi essere in lutto per fine ingrata, ma sul serio? Cioè, cosa sono quelle lacrime di coccodrillo? Ma sei imbarazzante! Vabbè, l'unico che può essere dispiaciuto è Mr. Weird, perché è un bravo gattino. Io proverei a lodarlo, perché è un po' triste e mi dispiace tanto. Baciamolo. Lui ha bisogno, Greta, che è il posto preferito. No, guarda lei la tristezza nel preparare quell'insalata. Ma poi scusa, ha preso gli ingredienti al piano di sopra e viene a cucinarla qua? What? Qual è la logica in questo? Vabbè, il lutto passerà tra qualche giorno, va bene così. Intanto lei è felicissima, flirtante col suo Mr. Weird in braccio che gli fa le coccoline.